Una motocicletta molto bella, dotata del classico motore bicilindrico a cilindri contrapposti come consuetudine di questa gloriosa marca tedesca. Una motocicletta che è dell'anno 1935, prodotta in circa 38.008 esemplari che vanno dal 1935 al 1938. Un classico come si usava a quell'epoca, con la forcella davanti già telescopica, niente molleggio dietro. Ecco, qua però mi pare che una delle grosse innovazioni che i tedeschi hanno portato avanti sono questi telai. Beh, in particolare questo modello si distacca dalla produzione normale proprio per la forcella che tu hai appena nominato. Questa è una forcella idraulica ad olio. È stata introdotta con questo modello ed è appunto la caratteristica più importante di questa motocicletta. Oltre all'elevato numero di produzione che ti avevo detto, proprio perché mantenendo inalterato quella che è la disposizione dei cilindri di tutte le motociclette BMW, in questo caso l'R12 è equipaggiata con la distribuzione a valvole laterali, a differenza del modello R17 che è il suo alter ego sportivo, che ha valvole in testa. Appunto, come ti stavo dicendo, questa motocicletta ha nella sua parte anteriore, cioè sulla forcella, la sua caratteristica principale. Pesa in definitiva poi solo 165 kg che a differenza... Quindi è la più leggera delle altre motociclette della produzione di quell'epoca? No, considerando che ha un motore di 750 centimetri cubici sotto, cioè... un bel motore. Sì, appunto. E vediamo anche che un'altra caratteristica tipica della BMW è la trasmissione a cardano. Certo. Secondo te, come mai loro hanno scelto da sempre questo tipo di trasmissione anziché la più diffusa trasmissione a catena? Ma devo dire, da esperienza mia personale, visto che ho da poco acquistato una motocicletta con trasmissione a cardano, inizialmente avevo così, ero un po' scettico e qualche titubanza, perché la catena tanto tende ad assorbire, ad essere più elastica nel tipo di trasmissione del moto, ma in realtà anche il cardano, poi opportunamente usato, non crea più nessun problema, a differenza della catena che bisogna continuamente la manutenzione. Tenere tesa, bisogna continuamente lubrificare, mentre il cardano era chiuso dentro le coppie coniche, ha il suo olio. Continua ancora in questo periodo il classico cambio che è posizionato sul lato destro del serbatoio. Qua però si vede già anche un certo cambiamento per quanto concerne la lunghezza della leva, che rispetto a altre motociclette è già un pochino più corta. Poi vediamo che passa sotto questi settori che indicano le varie marce e entra nel motore. Comunque è di stampo automobilistico questa. Certo, il cambio BMW è di stampo assolutamente automobilistico, e difatti è corredato di 4 marce. Sulle nostre motociclette o le motociclette inglese del periodo, il cambio a mano era già stato abbandonato da tempo, perché tutti i cambi erano a pedale. In questa motocicletta in particolare ho notato che ha un sistema di alimentazione con un carburatore e un doppio collettore. Questo sta a dimostrare che con un carburatore solo dà una potenza di 18 cavalli a 3400 giri. In altre versioni poteva essere equipaggiato con 2 carburatori che aumentavano i cavalli, aumentavano a 20 cavalli a 4000 giri. I cilindri sono 2, sono valvole laterali, nel modello Sport sono valvole in testa, cambia naturalmente la sigla del modello, questo è un R12, il modello Sport è l'R17. Naturalmente, come ho detto prima, la potenza varia da seconda se è alimentato con un carburatore o 2 carburatori, da 18 cavalli nel primo caso a 20 cavalli nel secondo caso. Ti volevo chiedere la velocità di questa motocicletta. La velocità abbiamo detto 100-110 km all'ora. Non mi resta che ringraziare il signor Gozzoli qua di Modena, che ha gentilmente ci ha messo a disposizione anche questa sua bella motocicletta BMW. Grazie a Giorgio, grazie a voi per la vostra attenzione e ci vediamo alla prossima settimana con una nuova puntata di Topolino Amaranto.